A una settimana dalla frana Fiume Latte che ha interrotto la linea ferroviaria tra Lecco e Colico in direzione Valtellina e tra Lecco e Bellano in direzione Alto Lago, è in arrivo una novità in fatto di orari. Trenord ha infatti comunicato che dal lunedì 29 le corse in partenza dalla Valtellina in direzione Milano subiranno un'anticipazione di circa 30 minuti, così da consentire la coincidenza a Lecco e raggiungere Milano Centrale negli orari tradizionali. Dopo il pareggio alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 49-49, a Bema, domenica e lunedì si torna al voto per il ballottaggio che dovrà scegliere il primo cittadino tra Marco Sutti e Giovanna Passamonti. Ecco l'ultimo invito al voto dei due candidati. Emanuele Piasini, giovane imprenditore e fondatore di Webtech, ha presentato Per chi raglia l'asinello, un libro dedicato a chi vuole avviare la propria azienda in montagna, imparando a gestire i limiti del territorio per trasformarli in asset. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Da Tirano a Milano nello stesso tempo necessario per raggiungere Roma da Milano su un Frecciarossa, almeno 3 ore insomma. A una settimana dalla frana in località Fiume Latte, frana che ha reso la vita praticamente impossibile a chi utilizza il treno per andare a scuola o andare a lavorare, Trenord ha fatto sapere che dal lunedì 29 maggio le corse in partenza dalla Valtellina in direzione Milano subiranno un'anticipazione di circa 30 minuti, così da consentire la coincidenza a Lecco e raggiungere così facendo la stazione di Milano Centrale negli orari tradizionali. Vediamo. Dimentichiamo che con l'alta velocità si arriva a Roma da Milano in 3 ore scarse. Da lunedì 29 ce ne vorranno, se tutto andrà bene, 2 ore e mezza per raggiungere la centrale partendo però da Sondrio. A una settimana dalla frana in località Fiume Latte, che ha comportato come noto l'interruzione della linea tra Lecco e Colico in direzione Valtellina e tra Lecco e Bellano in direzione Alto Lago, è in arrivo una novità in fatto d'orari, perché per la messa in sicurezza e riapertura del tratto ferroviario interessato dallo smontamento nessuno possiede ancora una data. Della questione, che interessa in primis migliaia di pendolari, studenti e lavoratori, ma non solo, con l'estate in arrivo, si è discusso stamane in una riunione presieduta dal prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, cui hanno preso parte, chi in presenza, chi in videoconferenza, i vertici territoriali delle forze dell'ordine, il rappresentante della provincia, il vice sindaco del comune di Sondrio, i sindaci di Chiavenna, Morbegno e Tirano, il vice sindaco di Teglio, i dirigenti di RFI Trenord e dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. In considerazione del tempo necessario richiesto dagli interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della linea a cura di RFI, Trenord ha condiviso il nuovo orario ferroviario temporaneo, attualmente in corso di definizione, che entrerà in vigore appunto da lunedì 29 maggio. In particolare, le corse in partenza dalla Valtellina in direzione Milano subiranno un'anticipazione di circa 30 minuti, così da consentire la coincidenza a Lecco e raggiungere così facendo la stazione di Milano Centrale negli orari tradizionali. I treni in partenza da Milano Centrale in direzione Sondrio non subiranno cambiamenti di orario e gli accorgimenti previsti dovrebbero permettere di ridurre di 30 minuti i tempi di percorrenza attuali verso la Valtellina. Quanto alle corse ferroviarie insistenti sulla linea Colico-Chiavenna, queste non subiranno sostanziali variazioni. Una volta ultimata la modifica degli orari, Trenord ha assicurato che ne sarà data la più ampia informazione all'utenza. Sempre Trenord si è anche adoperato per assicurare il mantenimento del numero attuale dei convogli ferroviari impiegati sulle tratte Colico-Chiavenna e Colico-Tirano. È stata valutata inoltre la possibilità da parte dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale di rimodulare gli orari di alcune corse automobilistiche in coincidenza con quelle ferroviarie. Questo è quanto stabilito per i prossimi giorni, dopo una settimana di disagi per chi viaggia, costretti letteralmente a buttare via le ore in attesa di poter salire su un pullman, per poi riprendere il treno e proseguire la propria personale odissea. Non riusciremo mai a salire, ci sono centinaia, guarda, ci saranno almeno 300 persone qua, 300. E se ciò non bastasse, si aggiunga che dall'una dell'11 giugno fino al prossimo 10 settembre scatterà lo stop ai treni sulla tratta Tirano-Sondrio, stop che dal 6 agosto si estenderà per 21 giorni sino a Colico per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria che già la scorsa estate videro 3 mesi di stop ai convogli tra Colico e Tirano. Largo dunque i pullman sostitutivi sulla statale.
Domenica e lunedì il piccolo comune di Bema torna alle urne per scegliere chi sarà il primo cittadino tra Marco Sutti e Giovanna Passamonti. Un caso, quello del pareggio alle urne, risultato 49-49 dopo le elezioni dello scorso 14 e 15 maggio, che ha fatto scalpore anche fuori dai confini provinciali. Sentiamo l'ultimo invito al voto dei due candidati. Sfida l'ultimo voto a Bema dopo il clamoroso pareggio 49-49 alle elezioni amministrative del 14-15 maggio. Domenica e lunedì si torna al voto per un ballottaggio che dovrà scegliere il primo cittadino fra Marco Sutti e Giovanna Passamonti. Un caso, quello del pareggio nelle urne di Bema, che ha fatto scalpore anche fuori dei confini provinciali. Le ultime ore prima del silenzio elettorale sono servite due candidati per il consueto appello al voto. Eccoli in rigoroso ordine alfabetico. Domenica e lunedì si torna al voto per decidere il sindaco del nostro paese, ringraziando tutte le persone che ci hanno sostenuto, che hanno creduto fortemente nel nostro programma. Chiediamo ancora una volta il loro sostegno. Soddisfatta per il risultato ottenuto 15 giorni fa, Giovanna Passamonti rilancia ora la sua idea per il futuro del paese orobico, forte dalla sua passata esperienza amministrativa e nella Proloco di Bema. Passamonti ha utilizzato molto gli strumenti social e il suo ultimo messaggio si concludeva con: non cerchiamo tifosi, ma persone che vogliono condividere il nostro programma. Il programma che abbiamo presentato nasce con l'ambizione di poter coinvolgere tutte le persone che vivono e che amano Bema. Noi siamo tutti pronti per dare un cambiamento mettendoci a disposizione del nostro territorio e soprattutto della nostra comunità. A Bema, 15 giorni fa, si è registrata un'alta percentuale di votanti, pari al 71,22%, 99 voti di diritto su 139. Prima di entrare in cabina elettorale, vi chiedo di valutare attentamente la responsabilità e il peso del vostro voto, immaginando il futuro del Paese. I candidati della mia lista sono tutti residenti e vivono stabilmente in Paese. Oltre ad avere legami stretti con gli 11 bambini di Bema, l'unico vero futuro del paese. Il sindaco uscente Sutti si appella ai suoi elettori. Come pensiamo di aiutare il paese senza coloro che da sempre guidano e contribuiscono alle principali associazioni e iniziative? Come si potranno gestire le difficoltà e le emergenze che potrebbero capitare senza essere presenti in Bema? Che futuro possiamo immaginarci per gli abitanti se si pensa a Bema come un villaggio vacanze? L'altra lista, seppur composta da brave persone che amano il nostro paese, ha un solo residente in Bema. In caso di urgenza e necessità, a chi potete rivolgervi? Per queste ragioni, e se avete a cuore il bene del paese, vi chiedo di accordarvi ancora la vostra fiducia. Secondo la normativa vigente, in caso di ulteriore parità al ballottaggio, sarà eletto Marco Sutti in qualità di candidato più anziano. Per Chiraglia, l'asinello ha un titolo decisamente curioso, il libro che Emanuele Piasini, giovane imprenditore e fondatore di WebTech, ha scritto e ha recentemente presentato anche al Salone del Libro di Torino. Si tratta di un volume dedicato a chi vuole avviare la propria azienda in montagna, ma è una bella riflessione sulle opportunità che una terra difficile ma generosa come la nostra può offrire. Ce ne parla Paolo Croce. È così bello lavorare dove gli altri vanno in vacanza. Di Emanuele Piasini, giovane imprenditore e fondatore di WebTech, ci è rimasta in mente questa frase. È una filosofia, un modo di pensare e agire che racconta più di 1000 trattati, un diverso approccio al mondo del lavoro. Emanuele Piasini ha cercato di farci entrare nel suo mondo scrivendo il libro Per Chiraglia l'asinello, un territorio da valorizzare e un sogno da realizzare. Si fondono in un unico fine, perché fare business in montagna è una sfida che si può vincere. Il libro tratta di questi argomenti, di come fare imprese in montagna, di come innovare, di come convivere col territorio. E sì, l'asinello viene parafrasato, diciamo, dal libro di Hemingway Per chi suona la campana, dove si tratta la difficoltà del sopravvivere in zone diciamo di periferia. Io tratto la difficoltà di fare l'imprenditore in una zona di montagna.
A dimostrarlo è Piasini stesso che, spinto dalla passione per la sua Valtellina e per il suo lavoro, ha trasformato i limiti in opportunità, fino a renderli strategici per lo sviluppo del suo progetto imprenditoriale. Nel 2008 ha fondato la sua prima azienda, la WebTech, agenzia web creativa con sede a Poggi Rilenti, poi altre società e oggi guida un gruppo di 80 professionisti. Ma perché proprio l'asinello? Abbiamo questo asinello dietro la nostra sede di Poggi Rilenti che si sente ragliare durante il giorno ed è molto piacevole sia per le persone che incuriosite vengono a trovarci, sia per noi farci lietare la giornata. Una presentazione in grande stile alla Camera di Commercio di Sondrio con tanti ospiti. È seguita una tavola rotonda che in modo informale ma preciso ha affrontato il tema dello sviluppo della Valtellina fra occasioni e scommesse da vincere. Il ricavato del libro andrà a sostegno dei progetti della SEV, Società Economica Valtellinese. Emblematica per il libro anche la scelta di un animale schivo ma testardo, quello è appunto l'asinello, che non si arrende di fronte alle difficoltà, ma che anzi si muove agilmente in un territorio impervio, adattandosi alle circostanze. E un consiglio per i nostri giovani? La Valtellina sta innovando, ci sono tante iniziative, tante aziende che stanno cercando di portare innovazione, quindi invito i giovani che hanno voglia comunque di lavorare in aziende innovative ma al contempo avere una qualità di vita molto alta di venire a vivere e lavorare in Valtellina. Secondo me nei prossimi anni, causa meteo, causa problemi climatici eccetera, tanti si sposteranno dalle grandi città in periferia e probabilmente riuscire a vivere in un ambiente dove il clima è più favorevole, la qualità di vita è più alta, potrebbe essere un vantaggio. Piasini paragona la montagna come il nuovo West della riconquista italiana, il futuro hub tecnologico del nostro paese, una nuova frontiera dunque della quale abbiamo disperatamente bisogno. Sapere che cosa mangiamo, qual è il rapporto con il territorio e quali aziende lavorano per garantirci una sana e corretta alimentazione. Grazie al progetto didattico di Coldiretti, durante quest'anno scolastico almeno 1500 studenti della provincia lo hanno scoperto. Oggi momento conclusivo con una grande festa all'oratorio Sacro Cuore del capoluogo. Che cosa fa bene e fa crescere sano il nostro organismo e che cosa invece è consigliabile mangiare solo ogni tanto. Non si è mai troppo piccoli per apprendere buone abitudini, un'evidenza sposata con convinzione da Coldiretti che, dopo aver proposto un progetto didattico a cui hanno aderito oltre 1500 bambini e ragazzi di numerose scuole della provincia, oggi ne ha celebrato il momento conclusivo con una grande festa all'oratorio Sacro Cuore del capoluogo. È un progetto che nasce già nel 2019 con un protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e Coldiretti. Ecco gli obiettivi, quelli chiaramente educare i bambini alla corretta e sana alimentazione, perché questi bambini saranno i consumatori del domani. Il percorso ha accompagnato per buona parte dell'anno gli studenti di Valtellina e Valchiavenna che hanno aderito al progetto. Tema conduttore della giornata di festa odierna, lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare. È stato aggiunto un altro tema, quello dell'acqua, ovvero il corretto utilizzo della risorsa idrica, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Questi piccoli gesti vengono inculcati ai nostri bambini attraverso dei giochi molto, molto semplici. La consapevolezza delle buone pratiche, insomma, l'evitare di sprecare acqua ma anche cibo, così come sapere che cosa mangiamo, qual è il rapporto con il territorio e quali aziende lavorano per garantirci una sana e corretta alimentazione, è un percorso educativo che grazie a Coldiretti durante questo anno scolastico tantissimi giovani hanno scoperto essere non solo arricchente ma anche molto affascinante. I ragazzini infatti hanno fatto diverse esperienze, incontrato i produttori e conosciuto pure le possibilità professionali che questo settore offre. Di certo, al termine di questo viaggio sono tutti un po' più agricoltori e, come al termine di ogni corso, oggi non è mancato il lancio finale del cappello, in questo caso quello giallo di Coldiretti. Continuiamo a parlare di giovanissimi, una distesa di magliette colorate, di visi sorridenti e baciati dal sole che con allegria hanno dato vita a una manifestazione variegata che ancora una volta ha saputo unire Sondrio e São Mateus. Stamane in Piazza Garibaldi la festa del gemellaggio, protagonisti i bambini di elementari e medie.
Bastava anche soltanto un colpo d'occhio distratto stamane per capire che lì, sotto lo sguardo imperturbabile del Garibaldi, era materializzato, e nel migliore dei modi possibili, in colori, canzoni e danze, ciò per cui i grandi mostrano spesso di dedicare più parole che fatti. Amicizia, solidarietà, fratellanza, inclusione, in una parola, Sondrio São Mateus. Un gemellaggio quasi ventennale, l'anniversario tondo cadrà nel 2024, che ogni anno ha il suo momento più bello nella festa che coinvolge le scuole elementari e medie. Dopo l'aperitivo brasiliano in musica di due sabati fa in Piazza Campello, stamattina in Piazza Garibaldi di scena gli alunni. Non c'è mai fine al bene e alla solidarietà, e noi siamo contenti perché quest'anno siamo tornati finalmente in piazza e c'è tanta gente, i ragazzi si sono veramente impegnati e questa è la cosa più bella per il nostro spirito del gemellaggio. Un momento finale di un percorso in cui i ragazzini hanno avuto modo di conoscere i diversi aspetti della vita quotidiana dei propri coetanei delle favelas, i loro problemi ma anche il loro impegno e la vitalità e fecondità della loro cultura, traendone ispirazione per creazioni artistiche che sono state proposte in forma musicale e pittorica. L'occasione ha visto anche la prima uscita del neo vice sindaco Francesca Canovi, che ha salutato i giovanissimi partecipanti nonché animatori della festa. Con lei anche il nuovo assessore ai servizi sociali del comune di Sondrio, Maurizio Piatini. Un gemellaggio importante che l'anno prossimo compirà 20 anni. È un gemellaggio all'insegna dei principi della solidarietà e dell'amicizia tra i popoli. Una festa, quella del gemellaggio, che è tornata in piazza dopo 2 anni di stop causa Covid, quel Covid che ha messo in difficoltà anche gli amici di São Mateus. Loro vivono sempre momenti di difficoltà, purtroppo. L'esperienza Covid ha aumentato ancora di più i problemi, ma probabilmente lo stare insieme e l'essere uniti anche in Italia insieme a loro ha fatto sì che la pandemia sia stata meno pesante. Sentire amici lontani che sono comunque vicini serve anche ad affrontare meglio le difficoltà a tutte le latitudini, una verità che si è ritrovata anche nelle testimonianze lette nei disegni dei ragazzi sia italiani sia brasiliani proposti durante la bella manifestazione di stamattina, dove non è naturalmente mancata l'esecuzione dei rispettivi inni nazionali. Impariamo tanto dai bambini a São Mateus, ma anche dai bambini qua, che come vedete, se stimolati, rispondono veramente, veramente bene. Sono il nostro futuro e la nostra speranza, e ci fa ben sperare e mai smettere di lavorare insieme a loro e per loro. Il circuito dei mulini, classico appuntamento di mountain bike organizzato dal Bici Club Berbenno, ha premiato due volti noti, Daniele Rainoldi e Lucia Moraschinelli. Morbegno, grazie a E. Valtellina e Pedale Morbegnese, invece ha ospitato il Gran Premio Città di Morbegno di ciclismo su strada. Paolo Croce. Il circuito dei mulini non tradisce mai le attese. Gli anni d'oro della mountain bike in Valtellina forse sono lontani, ma ci sono gare che mantengono pienamente il loro fascino. È il caso dell'appuntamento di Berbenno, giunto alla sua 26esima edizione, storica gara organizzata con passione dal Bici Club Berbenno. Sono stati 125 partecipanti divisi nelle varie categorie. Primo assoluto Daniele Rainoldi in 1 ora, 9 primi e 10 secondi, e ha preceduto di 48 secondi il valtellinese Stefano Lanzi. Terzo miglior tempo quello del bresciano Enzo Niani, 1:11:32. Dura, tanta salita, discese impegnative, rese viscide dalla pioggia, però percorso molto molto bello e basta, è andata bene stavolta, dai. Nella gara femminile Lucia Moraschinelli dimostra ancora una volta di avere una marcia in più, vince nella corsa in montagna, primeggia in sella una mountain bike. Moraschinelli ha vinto davanti a Francesca Cuccinello e Monica Bonesi. Io gioco in casa perché mio marito è di Berbenno, sono sposata qua, per cui conosco il percorso memoria, quindi diciamo che un po' facilitata ero, però è un percorso molto muscolare e di potenza, quindi a me va bene perché come nella corsa a piedi rendo bene dove c'è da spingere, per cui allora le discese un po' impegnative, molto tecniche, perché essendo bagnato da ieri erano veramente impegnative da stare molto molto attenti, però mi sono divertita, ho vinto tanto in salita perché avevo le mie due colleghe alle calcagne, avevo tutto il tifo del paese, non potevo mollare. Per la prima volta, in continuità con la gara e con la collaborazione di Red Line Mountain Bike, il pomeriggio è stato dedicato ai bambini e ai ragazzi con un percorso d'ostacoli nelle vie del centro storico, che ha riscosso un grande successo.
dalla mountain bike al ciclismo su strada. C'è la firma del trentino Lorenzo Mottes sulla prima edizione del Gran Premio Città di Morbegno, prova in linea per la categoria Juniores. Ad aggiudicarsi la corsa, fortemente voluta dall'associazione Evvaltellina Pedale Morbegnese, che ha avuto il merito di riportare una gara giovanile di ciclismo in città dopo 30 anni, è stato appunto il 18enne dell'Unione Ciclistica Monte Corona. Bello e avvincente lo spettacolo nel centro di Morbegno, un Città di Morbegno da riproporre sicuramente anche in futuro. Il Valtellina Veteran Car a Varano de Melegari in provincia di Parma ha partecipato all'ASI Moto Show 2023, ma non è tutto. Il Valtellina Veteran Car infatti partecipa agli aiuti per la Romagna così duramente colpita dall'alluvione. Vediamo. L'ospite è Luigi Frigerio, presidente del Valtellina Veteran Car, che ringraziamo. Buongiorno. E salutiamo. E poi abbiamo un tecnico, Dante Rodigari, che salutiamo e ci darà la sua consulenza per quanto riguarda appunto le moto storiche, perché oggi non parliamo di auto ma bensì di moto, perché il presidente ce lo vuole raccontare. C'è stato un appuntamento molto importante a Varano. Com'è andato? Assolutamente sì. A Varano c'è stato l'ASI Moto Show, ASI Moto Show 2023. ASI Moto Show è la storia della moto in pista. Ci sono stati tre giorni sul circuito di Varano, Varano di Melegari, dove ASI ci ha messo a disposizione un box che abbiamo utilizzato, condiviso con altri due club, il Club Orobico e il Cavem. Tre giorni di adrenalina con il rombo dei motori e una vetrina internazionale di moto, di club, opportunità di conoscere nuovi amici, nuovi appassionati. Nuovi contatti, dibattiti tecnici. Ad esempio, molto interessante è stato il dibattito tecnico e organizzativo tra Giliera e Guzzi. Tre giorni quindi da ricordare con piacere, con i campioni del passato, ma anche passato abbastanza recente. Parlo di Franconcini, parlo di Cereghini, di Melandri, di Gallina. In conclusione, l'ASI Moto Show di Varano è il tempio dei motori a due ruote. Valtellina Veteran Car, presente in questo mondo di due ruote, ha presentato anche moto molto particolari. Ecco, beh, noi presidente Frigerio abbiamo anche la fortuna di avere degli appassionati, dei tecnici che veramente la sanno lunga su questo tema. Assolutamente. Uno è Dante Rodigari, che abbiamo oggi in studio. Dante, ma qual è la cosa, la moto che l'ha colpita più di tutte? È una Mondial 125 B Albro, che era di un pilota inglese che ora ha 90 anni, e due anni fa la rivista a Varano de Melegari gliel'ha firmata e la voleva ricomprare, ma non gliel'hanno venduta. Io so che vi siete già mobilitati anche per una serie di aiuti per gli amici dell'Emilia Romagna, perché Valtellina Veteran Car vuole dire anche questo, cioè essere a fianco di chi ha bisogno in questo momento. Assolutamente sì. L'alluvione in Romagna, sappiamo bene cosa vuol dire un'alluvione. Se torniamo indietro di qualche anno e pensiamo all'alluvione in Valtellina, sappiamo bene cosa ha voluto dire. L'ASI si è mossa subito, sia in modo diretto che in modo indiretto tramite i club, e il Valtellina Veteran Car ovviamente si è mosso, si sta muovendo assieme agli altri club lombardi e contribuirà a nome dei propri associati e possibilmente anche con una destinazione diretta. E che il lavoro del Valtellina Veteran Car abbia fatto centro lo testimoniano i tanti amici sparsi un po' tutta Italia. Siamo di ritorno da una magnifica esperienza ad ASI Moto Show. È uno show che ASI realizza a favore di tutti i motociclisti e tutti gli appassionati di motociclismo e automobilismo storico. È stata un'esperienza unica, come tutti gli anni è l'esperienza di ASI Moto Show, presenza di veicoli importanti, anteguerra, veicoli e motoveicoli più recenti, una parata di campioni che ci ha assistito, che ci ha seguito, ma soprattutto una grande amicizia che si viene a realizzare nell'ambito del paddock tutti gli anni. Una manifestazione motociclistica sicuramente molto seguita nell'ambiente, ma molto seguita anche al di fuori dell'ambiente, e infatti nonostante tre giorni di pioggia torrenziale
abbiamo avuto una buona affluenza di pubblico. Ringraziamo i nostri ospiti, ricordiamo appunto i tanti appuntamenti che ci accompagnano alla Valtellina Veteran Car. Quando vedrete le locandine, quando vedrete la presentazione di questi appuntamenti, venite a vedere, non mancate, perché ne vale veramente la pena. Grazie. Grazie a tutti. È tutto, grazie per l'attenzione.